Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui per un nuovo video. Non siamo qui con la carriera allenatore su Ultimate Team, ma siamo qui con un video sulle sfide creazione rosa. Ebbene sì, oggi vi farò vedere come sto riuscendo a fare le sfide creazione rosa dei campionati, quindi quella con tantissime squadre da scambiare per un solo singolo giocatore, praticamente, anzi, per il momento assolutamente a gratis. Come vedete sto facendo quella di Promise, che ha pure una carta molto interessante, quindi è anche per quello che ho iniziato a farlo e è anche perché Sam me lo ha consigliato, quindi ti ringrazio tantissimo, so che stai vedendo questo video e ho visto che piano piano in realtà i crediti invece che diminuire o aumentavano o rimanevano gli stessi, pur non vendendo tutto quello che trovo nei pacchetti. Infatti al momento, come avete visto, ho fatto 11 sfide su 16, mi manca Akhmat, Amkar, che sono quelli più costosi ovviamente, mi sono lasciato per ultimo Rostov, che ancora non ci provo perché su Futbin ho visto che costa troppo, Tosno e Tula. Gli altri li ho fatte tutte, vi garantisco tutte, o andando in pari con il pacchetto o guadagnandoci. Infatti il mio metodo per fare queste sfide a gratis è essere pazienti, ragazzi. Essere pazienti premia tantissimo. Infatti, un esempio ve lo posso fare con questo Angie. Adesso non lo potete vedere perché l'ho già riscattata. Però, quando ho provato a fare questa squadra, l'avevo praticamente completata tutta prendendo giocatori all'asta oppure sniperandoli, ma non ne ho sniperati tanti. E se li sniperavo per sbaglio, cioè andavo a vedere il prezzo e vedevo che a 59 e qualcosa ce n'era uno parecchio più in basso del suo prezzo normale, quindi lo prendevo. Non è che mi metto a sniperare i giocatori perché sono tutti argento e bronzo, e quindi è veramente difficile sniperare tutti questi giocatori. Però comunque diciamo che ogni giocatore lo prendo a meno del prezzo, tanto che se per caso lo voglio andare a rivendere ci guadagno. Quindi questo è un metodo sicuramente per anche guadagnarci con queste sfide. Infatti la squadra in parte, cioè i giocatori che volevano di più, dopo un pochino l'ho rivenduta. Perché? Perché ho visto che la sfida mi andava a costare più di 10.000 crediti e io mi ero, diciamo, prefissato di spendere al massimo 10.000 crediti per ogni squadra. E quindi ho detto no, questa sfida mi costa 12-13.000 crediti, rivendo i giocatori. Ci ho guadagnato un pochino perché ho rivenduto due difensori centrali che avevo preso a 2.000-2.300, li ho rivenduti a 3.000, quindi ci ho fatto un buon 1500 crediti di guadagno. E li ho ricomprati stamani, che in realtà è 2-3 giorni fa, a tipo uno a 200 e l'altro a 400 all'asta, perché non erano seguiti in quel momento, e quindi me li sono presi tranquillamente. Infatti all'asta è facile prenderli a molto meno del loro prezzo perché non tutti possono essere seguiti, anche perché quest'anno su FIFA c'è la Weekend League, ci sono le squad battle, ci sono le sfide creazione, ragazzi, c'è sempre qualcosa da fare, quindi non tutti possono seguire il mercato e molto spesso siete solo voi su quel giocatore, quindi ve lo potete prendere al prezzo minimo. Così ho fatto per tutte le sfide, in meno di una settimana me ne sono fatte 11, pagandole tutte tra i 5.000, 6.000, una addirittura 3.000. Quella che ho pagato di più è stata 8.000, ma in ogni caso in tutte le sfide ci ho ripreso. Anzi, nella prima sfida che ho fatto l'ho pagata a 6.000 e ci ho trovato nel pacchetto Tolisso, che valeva 24.000 crediti, quindi ci ho guadagnato un bel po' già solo con quella sfida. Adesso vi faccio vedere come sono messo per queste ultime 5 sfide, tranne le Rostov, che la farò da me tra qualche giorno, perché al momento, visto che i prezzi sono troppo alti, almeno da Futbin, poi magari controllo. Però potete vedere Akhmat, che mi mancano 6 giocatori, però quelli che ho preso li ho presi tutti a pochissimo. Come potete vedere 150, 400, 200, 400 e difensore centrale, che è in realtà un GDC, 350. Questi giocatori valgono un po' di più, tipo lui che l'ho pagato 200 vale intorno ai 1000, lui vabbè vale 500 perché è un oro. Questo qui vale poco di più, 600 forse, 700, questo vale 500, però l'ho pagato 150, e questo vale più di 1000 e l'ho pagato 350. Quindi ragazzi, quelli che vado a spenderci pochissimo li tengo ovviamente, perché prima o poi la riscatterò questa sfida. Mentre quelli che, ad esempio, io avrei potuto prendere uno di questi che non costa troppo, costa sui 2000-2300, ho visto. Adesso andiamo fino al 59esimo minuto e vediamo un pochino se ce n'è qualcuno. Ora forse qui in alzato 2600, vedete 2600. Se per caso ne compare qui per sbaglio uno a meno di 2000 lo prendo, però
diciamo che mi sono prefissato di spendere al massimo per ogni giocatore 1500, quindi lui è più di 1500, non lo tengo. Se lo prendo tipo questo qui all'asta, fate conto, io riesco a giudicarmelo a 2000, che è meno del prezzo, non lo tengo, lo vendo, ci faccio i miei 200, 300, 400 crediti di guadagno e vado avanti finché non lo prendo a meno di 1500. Questo è il mio metodo per guadagnarci. No, non voglio eliminare la rosa assolutamente. Questo terzino destro ad esempio non dovrebbe costare molto, si può prendere, ho visto era 700 di compra ora, prima magari adesso è anche calato, ce n'è una a 700, ma non mi va di spenderci 700 per un 55 di overall. Ad esempio questo qui costa tantissimo, ho visto stava 7000, una cosa esagerata, anche di più, 8900, una cosa assurda, quindi al momento non lo prendo. I difensori centrali ho visto costano intorno ai 6000, quindi aspetto che di trovarne uno a meno assolutamente. Questo qui non dovrebbe costare praticamente niente, oddio 1200 di offerta perché è un difensore centrale, però lui dovrebbe costare 150, lo potrei prendere tranquillamente anche adesso, però non voglio prenderlo perché magari dovrò aggiungere un pochino al rating, perché al momento va bene il rating, però potrebbe abbassarsi perché decido di cambiare qualche altro giocatore. L'intesa qui è 95, richiede, questo è 92, però spostando i due terzini a esterni bassi arriva a 94 e al massimo utilizzo uno stile, un cambio ruolo a uno di questi due centrali e arrivo a 95. Però per il momento questa aspetto che scendano i prezzi dei giocatori che mi interessano. Tosno, anche questa ho iniziato a provarla, però costano veramente tanto, cioè tanto, nemmeno troppo. La sfida di prima alla fine con altri 15.000 crediti la faccio senza problemi, però voglio spenderci assolutamente meno. Questa qui, come vedete, ho preso, questo sarebbe un ATT che costa più di 2.000, l'ho preso come AT a 650, ma tanto è a uno in meno di intesa, al massimo gli applico il cambio ruolo che costa meno di quanto lo pagherei a TT. Questo l'ho pagato 500, costa un pochino di più. Questo l'ho pagato 250, anche questo costa leggermente di più, non tanto. Purtroppo gli altri costano abbastanza, ho visto che questo ATT costava sui 4.000. Tra l'altro ce ne sono tantissimi che stanno cercando di price fixarli questi giocatori. Lui dovrebbe costare poco più di 1.000, infatti io ogni tanto lo faccio un'offerta così, tanto per vedere se me la lasciano. A volte me l'hanno lasciata, bene, benissimo, ho preso il giocatore a pochissimo senza impegno, perché mi metto qui, faccio un'offerta, 3,50, va bene ragazzi, 3,50 li vale, questo io ho visto che va via intorno ai 1000, anche di più, quindi se lo prendo a 3,50 tanto di guadagnato, come vedete 1800 è minore al compro ora, quindi andiamo con Galiulin, stesso giocatore, cioè sempre esterno sinistro, quindi anche lui varrà più o meno sullo stesso prezzo perché si va in base alla posizione. Quindi diciamo che questi tre con 5-6 mila li posso prendere, più questi due difensori centrali che dovrebbero stare anche loro intorno ai 3.000, infatti qui c'è l'offerta a 2600, a 3.000 lo prendete alla grande, quindi anche lui penso il prezzo sia lo stesso. Oddio, questo a 150 se riesco a prenderlo è una cosa incredibile, che magari non c'è nessuno e lo sta seguendo. Questo qui addirittura costa 6.000, quindi se lo prendo a 150 faccio festa, sboccio spumante fino a domani. Idem questo dovrebbe costare intorno ai 1.000, quindi diciamo che questa squadra, con il portiere anche costato di 3.000 mi pareva, sì esatto, questa squadra con altri 13.000 la faccio, quindi siamo per il momento all'incirca una spesa sui 30.000, ad esagerare. Più Tula, che è quasi finita ragazzi, questa l'ho presi tutti come potete vedere a prezzi bassissimi, 150, questo l'avevo già nel club ma vale 150 all'asta, 200 lui che vale un pochino di più, 150, 400, 150, 1400 che è proprio quasi al limite del mio prezzo massimo, e questi a 150, vedete questo qui l'ho pagato 200, però se lo vado a mettere sul mercato questo qui a 3000 lo rivendo secondo me, perché valevano tantissimo in questa posizione, ma vedete si trovano ragazzi, si trovano 3500, 3200, 3000, questo se lo metto a 2800, 2900 me lo comprano subito, però non voglio farlo perché mi serve per la squadra. Aspetto di prendere questi due a meno di 1500, non sarà facile, per il momento costano 3000 entrambi mi pare,
2800 questo, però è ancora troppo secondo me, mentre quest'altro costa leggermente di più, sui 3000, lui 3300, però anche lui a 2000 si può prendere, quindi diciamo che con 4000 questa la finisco e mi prendo un bel pacchetto oro premium da 7500, avendo pagato la sfida meno di 7500, perché a parte quelli da 4000 e quello da 1500 la sfida l'avrò pagata a 7000, quindi comunque è un pacchetto da 7500 meno, a un prezzo minore. Idem questa, mi costerebbe un pochino di più, però un pacchetto due giocatori oro rari non è male, più 500 crediti liberi, ottimo. Rostov, ve l'ho detto, non la faccio ancora da solo un cacciatore come premio, quindi non è nemmeno ottimo come premio, perché alla fine un cacciatore, vabbè, vale 3000-4000, non ricordo, però c'hai solo quello, non hai la possibilità di scolare nel pacchetto. Più abbiamo altri due pacchetti oro premium, quindi abbiamo tre pack da 7500 da riscattare, un pacchetto da due giocatori oro rari e 500 più 1000 crediti più cacciatore, quindi un po' di crediti li abbiamo. In più vi ricordo che la sfida vi dà, oltre a promise, 22500 crediti, quindi in realtà io per il momento abbiamo detto che intorno ai 30.000-34.000 e riuscirei a sbloccare tutte queste quattro squadre. Adesso proviamo Amkar Pern e vediamo quanto potrebbe costarci e se conviene farla, quindi la provo con voi per farvi vedere un pochino io come ragiono. Lo so che questo video durerà un pochino, però è per farvi capire bene come io ragiono per le sfide e come faccio io a farle senza praticamente pagare niente. Allora, per iniziare una sfida io vado a prendere sempre i giocatori di overall più basso, perché sono quelli che costano, cioè, 50 crediti. Guardo anche su Footbin nel mentre, che è proprio lì dietro, un pochino i prezzi dei vari giocatori, anche se per i giocatori argento e bronzo non sono così aggiornati. Vedo che comunque i bronzo costano tutti meno di 1000 crediti, quindi ottimo. Potrei anche spendere un pochino di più per questo Gasolin, ad esempio, che però è un 64 di overall e mi aumenta la valutazione, che deve essere 66, quindi è importante non prendere tutti i giocatori bassi di overall, perché sennò non ce la fate. Quindi questo Gasolin ho visto su Footbin che costa 700, adesso controlliamo se vale, se costa veramente 700, infatti no, costa di più. Quindi ragazzi, non vi fidate di Footbin, io lo uso solo per avere una prima idea dei vari giocatori. Qui ad esempio abbiamo un esterno sinistro e potremmo utilizzare sia come CC che come ASA e andrebbe comunque a 5 di intesa. Idem questo CDC arriva a 9 se lo utilizzate qui, se invece vedete lo spostate qui e mettiamo lui lì, arriva comunque a 5 di intesa il nostro esterno sinistro, quindi per il momento facciamo così. Più il portiere, questi qui in teoria secondo me si costano 150 crediti all'asta, vedete, questo lo potete prendere tranquillamente a 150 crediti, questo lo potete prendere tranquillamente a 150 crediti e questo lo potete prendere tranquillamente a 150 crediti, come pensavo. Intanto mettiamo tutti i bronzo, diciamo, in rosa per vedere di spenderci poco. Adesso questa TT secondo me costerà più o meno quanto l'altro, visto che l'altro costava tantissimo, questo costa un pochino meno, a 2000 si trova al compra ora, quindi potrei decidere di utilizzare lui, perché secondo me gli argento a TT costeranno veramente tanto. Poi per aggiustare la rosa vado a prendere incredibilmente i giocatori di overall più alto. Perché? Perché in realtà se andate a prendere gli argento costano più o meno tutti allo stesso modo, che siano argento rari, che siano argento non rari, alla fine costano più o meno tutti allo stesso modo. Quindi vado a prendermi ad esempio questi tre giocatori che potrebbero aiutarmi ad alzare la valutazione di questa squadra, e ad esempio metterli così, mettere questo qui CC, lui metterlo difensore centrale, l'altro difensore centrale, così arriveremmo a 74 di intesa, che vuol dire che con altri due nel proprio ruolo arriviamo a 94, ci manca uno di intesa che potrebbe essere lui spostato a CC, anche se costa un po' tanto quello stile intesa, anzi scusate, quel cambio ruolo. Ripartiamo dai giocatori di overall più basso, tipo questo 65 e questo ATT 65, e guardiamo a quanto è la valutazione al momento e poi l'aggiustiamo. Allora, se faccio così la valutazione è 65, l'intesa è 94, ma con una intesa al massimo
ci fate la fedeltà quittando 10 partite, ma non è il mio intento, perché se iniziate a farlo per una squadra, poi lo volete fare per tutte le squadre e poi finite che ci perdete veramente la vita dietro queste sfide. Però come vedete ci manca un po' di valutazione. Spostando questo portiere, ho visto che non costava tanto, benissimo, la valutazione torna a 66. Volendo, in teoria, secondo me, se mettiamo, allora, lui, torniamo a 64, quindi assolutamente no, lui o Gude ci serve assolutamente, e se mettiamo questo ATT bronzo possiamo risparmiare. Adesso andiamo a vedere un pochino sul mercato a quanto stanno. Abbiamo visto che i bronzo che abbiamo messo non costano tanto. Questo argento non costa nemmeno troppo, 3000 crediti. Io vi consiglio di farvi un foglietto e scrivervi un pochino tutti i prezzi. Poi, questo l'avevamo visto, se non erro, sì, costa veramente poco, 150 lo prendete, perché è bronzo, ok, devo vedere gli argento. Ad esempio, questo gol, farà gol? Non lo so, però, due. Offerta 2,50 la facciamo. Che vi dico, ragazzi? Vediamo se c'è qualche altro. Compra ora basso, 3.400, 2.600... Secondo me questo qui con 2000 lo strappate via col compro ora. Però ragazzi, io ho provato a fare quell'offerta. Se per caso ce lo lasciano, poi andremo a controllare. Facciamo un'altra offerta di qua, un'altra offerta di qua. No, l'hanno già superata. Manca poco e non vorrei perdermelo, perché se lo prendiamo veramente poco è ottimo. Quindi abbiamo tutte scadute quelle di prima, perfetto. Anche questa è appena scaduta. Lui è 6,50, proviamo a 700. Però ragazzi, già stiamo sforando un pochino. Provo a riprendere anche questi, faccio delle offerte, ma tanto sicuramente le supereranno. Quindi possiamo eliminare questo, ma vedete, questo vale sui poco più di 1000, è andato via a 700. Lui vale tanto, infatti è andato via a 3000. Lui è andato via poco a 400, questo qui è stata una bella presa a 400 per chi lo ha preso. Idem questo, addirittura questo era già alla sinistra e faceva comodo. Adesso andiamo a vedere un pochino la difesa, che probabilmente sarà quella che costerà di più. Ce n'è uno che sta per scadere, 2400, cioè l'offerta è di 2300, quindi secondo me a 2500 si può prendere. Idem lui, no, lui anche meno, anche a 2000 si può prendere. E quest'altro difensore secondo me costerà più o meno come l'altro. Ce n'è qualcuno a 150, 2500, sì ragazzi, 2500 tutti i difensori costano, quindi diciamo che ci sono tre giocatori da 2500 all'incirca, più uno da 2000, il che vuol dire sui 9000 crediti, più tutto il resto. Questa sfida non costa tantissimo, 11000, 12000 crediti, questa sfida quindi ci porterebbe a un costo totale di 45000 crediti. Adesso non la faccio perché vedo che i prezzi non convengono più di tanto, però volendo potrei prendere tutti i vari bronzini a 150, ma insomma, finché non prendo qualcun altro di questi, non li prendo i bronzini, tanto li tengo lì in sperimentale, mi tengo un po' i miei crediti. Quindi il metodo è questo: vi fate la squadra sperimentale, ogni tanto andate a controllare i prezzi, se ne trovate uno che costa meno di 1500 crediti lo prendete e lo tenete, se trovate uno che costa più di 1500 crediti però abbastanza sotto il suo prezzo minimo di compra ora, lo prendete e lo rivendete. Se no, se finite finalmente la squadra, la scambiate per il premio. Questa qui al momento costa ancora troppo, qui provo a fare anche un'offerta, ma ragazzi, 7200 di offerta è praticamente inutile. Voi avete visto come è andato via anche a 1000, continuiamo a cercare di prenderlo perché è uno di quelli che potrebbe alzarsi e quindi non voglio lasciarmelo sfuggire. Idem lo faccio per tutte le altre squadre, adesso non sto a farvi vedere tutto, però posso andare, tornare, Tosno ancora no, che è meno cantropi, però a Tula, e vedere se riesco a trovare questi due anche a 2000. Per loro posso fare un'eccezione e prenderli a 2000, però ragazzi, a 2600 no, è troppo secondo me, perché a quel punto spendete troppo per la sfida e quindi nel pacchetto ci andate a perdere. Si trova poi a 2800 compra ora, quindi a 2000 lo trovate all'asta, cioè ce la fate a prenderlo senza problemi. Anche lui ho visto all'asta, non è andato via tanto più di 2000, questo è 850, proviamo a fare l'offerta e speriamo di prenderlo almeno lui. Almeno vi faccio vedere qualche giocatore preso, perché per il momento, ora magari è anche pomeriggio, quindi c'è più gente sicuramente a seguire il mercato, è più difficile prendere questi tipi di giocatori. Benissimo, questi sono scaduti, lui è andato via pochissimo, 500 crediti, veramente un furto.
pure lui un'offerta la faccio, lasciamo scadere questi giocatori e vi aggiorno per vedere com'è finita. Ok, come vedete sono scaduti tutti i giocatori. Questo Karnitzky è arrivato fino a 900, io ho offerto fino a 800, ma poi mi sono ritirato perché comunque avete visto che prima era andato via a 500. Alvarez troppo, 2700 assolutamente troppo, l'ho visto al compratore anche a 2300, quindi ragazzi 2700 è veramente troppo. Ho preso questo Gigolive a 550 perché costa intorno ai 2000, infatti adesso se lo andiamo a confrontare dovrebbe costare intorno ai 2000-2500, quindi questo si prende veramente facilmente. 2600-2500 non ce ne dovrebbe essere più bassa, ancora 2500. Sì, 2500 è il prezzo minimo per ora, quindi io me lo tengo perché mi serve per la sfida, se no l'avrei rivenduto ovviamente. Questo gol è andato via poco, devo essere sincero, ce n'è adesso un altro che magari proviamo a contrastare noi. È andato via poco però vi ho detto, più di tanto io non ci volevo spendere. E questo gol costa intorno ai 3000, ragazzi, quindi insomma sarebbe preso veramente bene anche a 1800. Però è seguito, e quindi cosa vuol dire se è seguito? Che questo qui è disposto a spendere anche 2000-3000 per questo giocatore. Io non ho rilanciato più di tanto su questo, questo gol sarebbe andato probabilmente a molto di più perché c'ero solo io e quest'altro a seguirlo, però per il momento non mi interessa, lo lascio a questo ragazzo, provo anche a 1800, voglio vedere se arriva di più, se no lo lascio a questo ragazzo. Comunque piano piano vi andate a prendere tutti i giocatori, vi fate tutte le sfide e vedete che ci spendete veramente poco e ci ricavate anche dei pacchetti. Io ho detto, ho trovato Tolisso, quindi 24.000 crediti mi sono rifatti, più 22.500, più tanti altri giocatori, ho trovato tanti giocatori argento dai vari pacchetti che valevano sui 3.000, 4.000, 5.000 per le altre sfide degli altri campionati, mentre quelli dei campionati del campionato russo me li sono tenuti. Eccolo qui, se n'è andato via a 1900, come vedete c'ero solo io e quest'altro ragazzo a seguirlo, però vabbè, l'ho lasciato a lui anche perché per il momento questa squadra ancora non ho comprato nessuno, quindi aspetterò che i prezzi un pochino calino. Piano piano mi farò tutta la sfida di Promise, vi porterò anche un video, forse uno scopo video nei 6 minuti con Promise, e vi farò sapere se ci avrò guadagnato o se ci avrò perso, ma sicuramente se ci perdo, ci perdo veramente pochissimo, perché ve l'ho detto, 45.000 crediti al momento, mi faccio tutte le squadre, tutte le squadre me le finisco, più ho almeno 5.000, 10.000 crediti di premio, più 22.500, ragazzi, al massimo ci perdo 10.000 crediti per questa sfida di Promise, quindi devo dire che ne è valsa assolutamente la pena. Io vi invito a lasciare un mi piace se vi è servito questo video, se vi sono serviti i miei consigli, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.